Avevamo preparato una storia sui precedenti confronti diretti in finale fra i tennisti italiani. Ce ne erano state 8 di finali tutte italiane. E beh, insomma, niente, a Sofia non solo non ci sarà una finale tutta italiana, ma non c'è nemmeno un tennista italiano in finale. Infatti, Lorenzo Musetti ha perso da Usler 7-6, 7-5, anche se nel primo set, nel tie-break, era avanti ben 5-1 ed ha perso 6 punti di fila, eppure nel corso del primo set non aveva veramente concesso niente sul proprio servizio, e anche nel secondo, fino a che proprio nel finale ha concesso la sua prima palla break e lì ha perso subito il servizio, fra l'altro anche commettendo anche un doppio fallo. Beh, insomma, un disastro, un peccato, perché beh, pensavamo che Musetti ce l'avrebbe fatta. Così come pensavamo che Sinner ce l'avrebbe fatta contro Rune, anche se Rune è un giocatore emergente, in crescita, un giocatore che ha vinto un torneo sulla terra rossa a Monaco. Insomma, però cosa è successo? Che Sinner, dopo aver vinto il primo set, ha concesso una palla break, anzi è andato sotto 0-40 all'improvviso nel quinto game del secondo set, e ha perso quel servizio e poi ha perso anche il set. Poi però è andata ancora peggio, perché nel terzo set, su due pari, 15 pari, dopo che Sinner aveva visto delle macchie di umido, di sudore, probabilmente si era messo lui con un asciugamano e un piede a fare quello che di solito fanno i raccattapalle, e si era asciugato un po' la superficie dietro la linea di fondo. Io non so cosa sia successo, fatto sta che nel punto successivo, ripeto, 3-2, 15 pari con Rune, che era già avanti di un break perché nel terzo set era partito 2-0, ebbene, proprio gli si è storta la caviglia destra ed è franato a terra. Si è visto subito che la distorsione era una cosa seria. Sinner ci ha messo un bel po' prima di alzarsi, non si capiva perché la regia bulgara facesse vedere il pubblico, gli spettatori, censurasse completamente tutto quello che era accaduto sul campo. Così non si vedeva nemmeno che cosa faceva Sinner, che espressioni, se incoraggianti, scoraggianti, o via dicendo. Dopodiché, anzi, venivano inquadrati o gli spettatori oppure il clan Rune, invece di casomai farci vedere le reazioni, che immagino sarebbero state di grandi preoccupazioni, di Vagnozzi e del preparatore atletico di Sinner. Beh, insomma, è andata a finire che Sinner, da fermo, non è riuscito più a reagire. È andato sotto 5-2, perdendo quindi un'altra volta il servizio. E lì si è capito che non ci sarebbe stata storia, perché già quando aveva provato a correre sulla destra si vedeva che era proprio fermo, dopo che gli avevano fasciato strettamente la caviglia al cambio campo, e anche lì ci facevano vedere le immagini, un momento sì, un momento no, veramente una regia proprio bulgara, incomprensibile, una censura che non aveva alcun senso. Vabbè, fatto sta che comunque la preoccupazione adesso è per il resto della stagione, perché Sinner aveva previsto di giocare un torneo dopo l'altro, compreso quello di Firenze, che sarà in programma dal 10 al 16 di ottobre, e chi lo sa adesso se si riprende. Fra l'altro lui aveva un programma intensissimo, si era iscritto praticamente a tutti i tornei. Io pensavo che magari qualcuno poi l'avrebbe saltato se fosse andato avanti e si sarebbe ritirato dal torneo successivo. Fatto sta che, insomma, adesso c'è anche questa preoccupazione per un'annata che, onestamente, persino fra Covid, incidenti di vario tipo, galle ai piedi, insomma, gli è successo un po' di tutto. È sfortunato. Ah, si potrà dire, ah beh, è un fisico un po' fragile, un po' ancora leggerino, però insomma, questa storta proprio non ci voleva, e speriamo soltanto che non sia una cosa troppo seria e che Jannik riesca a rimettersi in sesto.
rapidamente, perché le chance di qualificarci per i finali ATP sono ed erano modestissime, ma ora insomma forse lo sono ancora di più. Saluti a tutti, buon tennis a tutti, anche se a Sofia non vedremo la finale che tutti ci aspettavamo di vedere. La giocheranno Wessler e Rune e con un solo precedente favorevole a giocatore svizzero che aveva battuto Rune a Borstad. Saluti a tutti.